Non siamo tanto furbi, siamo un po' coglioncelli, diciamoci la verità come italiani. Io sono contrario al Black Friday. No black. Sono no black. Eh sì, sono ufficialmente un no black. E tu sei un no black? Oppure sei un pro black? La cosa strana è che ereditiamo tutto dagli americani. Ma lo sapete perché abbiamo il Black Friday? Che vuol dire il venerdì nero, che comunque è orribile come nome, Black Friday, venerdì nero. Se anziché rubare dagli americani solo quello che non ci conviene, acquisissimo, rubassimo tutto, forse sarebbe anche un po' meglio, perché gli americani, gli amici nostri americani, che ci concedono di fare di questo furto la nostra cultura, e c'è Halloween, c'è il Black Friday, c'è il meeting, c'è la calling, c'è la schedule, ce lo concedono, ma loro dietro hanno tutto un discorso culturale che li fanno essere la prima potenza economica al mondo. E l'Italia? E l'Italia? Non è nemmeno la seconda potenza economica al mondo, ma nemmeno la terza, nemmeno la quarta. Allora, se anziché scopiazzare a destra e a sinistra per fare i fighi, per chiamare la call, il meeting, e poi Halloween, e poi Black Friday, solo per farci comprare di più, senza il vantaggio della cultura americana che hanno più soldi, perché loro comprano di più nel Black Friday, comprano di più nel Halloween, però hanno pure un sacco di più soldi di noi, diciamoci la verità. Un gallone di benzina, che sono 4 litri di benzina, costa come da noi un litro. Capite che è diversa, anche il povero americano è molto più ricco di noi? No black. Perché no black? Perché o prendiamo tutto il pacchetto, quindi se prendo il Black Friday, ci sta, prendo pure il Thanksgiving, che è il giorno del ringraziamento, basta guardare qualsiasi serie TV, qualsiasi film, si vede l'importanza che danno gli americani al Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, che ha dato origine al Black Friday. Perché il Black Friday è il venerdì dopo del Thanksgiving. Quindi oggi è Thanksgiving. Domani Black Friday. Ma ti rendi conto? Black Friday. Che nome brutto. Messo così da solo sembra proprio una giornata di merda. Non so perché l'hanno chiamato Black Friday. Io l'avrei chiamato Pink Friday. Thanksgiving è una giornata del ringraziamento. Per cosa ringrazio? Per qualsiasi cosa. Tu pensa un giorno all'anno. Le persone si riuniscono con i propri cari, con le persone più importanti, è la giornata più importante del Natale, più importante del Capodanno, è la più importante di tutti in America. E ringraziano. Il focus è grazie, 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 grazie. Noi compriamo senza il grazie. Non siamo tanto furbi, siamo un po' coglioncelli, diciamoci la verità come italiani. Quindi in America sono molto più furbi di noi e c'hanno il Black Friday. Ma c'hanno anche il Thanksgiving, cioè oggi è Thanksgiving, approfittano. Io la prima persona che mi sento di ringraziare è Francesca. La seconda, la terza, la quarta persona da ringraziare è mia madre, mio padre, mia sorella, mio fratello, tanti altri miei amici, i miei mentori. Sarebbe bello, no? Focalizzarsi per un giorno, almeno un giorno all'anno, sul ringraziamento, sul Thanksgiving. Questo vuol dire acquisire la cultura straniera dentro la nostra cultura, non farsi solo prendere un po' per i fondelli acquisendo il Black Friday solo per spendere di più, e poi dopo c'è il Natale, spendo di più, poi ci sono i saldi, spendo di più. Ma che è? Ma che siamo? Delle marionette da spendo? O delle persone intelligenti che possono prendere il bello e il brutto dalle altre culture, amalgamarlo e crescere e migliorare come cultura?